Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra parte della mia guida in italiano di Pokémon Oro e Argol sponsorizzata da Poketown. In questa parte finalmente arriveremo nella prossima città, Amarantopoli. Dovremo superare soltanto il percorso 35, in cui si incontrano un po' di allenatori, che si possono sconfiggere anche facilmente, e passare dal parco nazionale. Insomma, in questo parco nazionale ci sarà la gara Pigliamosche, che ve la ricordate, la gara Pigliamusche, dove bisogna catturare il Pokémon coleottero più forte. Ma quello che faremo adesso sarà andare a catturare il Sudowoodo che si incontra in questa zona. Allora, come stavo dicendo, prima di tutto dovrete andare a prendere l'annaffiatoio che si trova di fianco alla palestra di Fiordoropoli, che ve lo darà proprio una ragazza. E quindi adesso bisognerà soltanto utilizzare l'annaffiatoio su Sudowoodo. Noi ci chiederà se vogliamo utilizzare l'annaffiatoio, noi diremo di sì. Ed ecco che Sudowoodo ci attaccherà. Allora, catturare Sudowoodo è leggermente complicato, dato che è livello 20 è anche tipo roccia, e quindi si può avere qualche problema provando a catturarlo. Intanto mi utilizza la mossa sassata su Golbat, che purtroppo è super efficace. E quindi, io continuo a utilizzare la mossa morso. Devo essere fortunato che non mi ammazzi, così almeno posso continuare a indebolirlo con questa mossa. Per fortuna non è resistito tantissimo, cioè gli è rimasto ben poca vita. Quindi io con Drowsy posso finire il lavoro. Avevo paura di utilizzare confusione perché credevo di sconfiggerlo. Quindi ho utilizzato botte in testa, ma non gli ha tolto niente. Adesso utilizzo la mossa ipnosi, così con un problema di stato è più facile da catturare. Ora prendo le mie Mega Ball, gliene lancio una, ma la prima purtroppo fallisce. Ok, intanto questo turno continua a dormire, io riprovo, prendo un'altra Mega Ball e questa volta e in questo turno la mia Mega Ball fa 3 tocchi e sì! Perfetto, abbiamo catturato Sudowoodo, bene. Ora quello che ci rimarrà da fare sarà continuare la nostra strada alla volta di Amarantopoli. Dunque, ora parleremo con la ragazza che abbiamo incontrato prima. Wow, è stato divertentissimo. Ti meriti un premio, sai? Ecco a te. E ottengo il piantabacche. Con il tuo piantabacche puoi coltivare tranquillamente le bacche di ogni paese. A proposito, eccoti anche una delle bacche. Quindi otteniamo anche una bacca arancia da questa ragazza. Oh, e una bacca pesca. Siamo in vena di regali oggi. Bene, quel che faremo adesso sarà andare avanti. Dunque, prendiamo la nostra cara biciclettina e continuiamo la nostra strada. Adesso siamo nel percorso 37 e siamo quasi arrivati ad Amarantopoli e incontreremo un bel po' di allenatori che possono causarvi un bel po' di problemi dato che faranno sfide in doppio. Ok, siamo arrivati praticamente ad Amarantopoli e quel che faremo, come in ogni nuova città, sarà andare a ricaricarci la nostra squadra al centro Pokémon. Intanto, entrando, incontreremo un nuovo personaggio. Bill, ciao, sono Bill. E tu chi sei? Poketown, hai detto? Senti un po', sai che ho creato il sistema di trasferimento Pokémon? Ma non da solo, ah, ad esempio, conosci la regione di Hoenn? Michela, che vive lì, ha semplificato moltissimo il sistema di deposito. In questo modo, anche se hai amici dall'altra parte del mondo, potete unire le vostre forze e scambiarvi Pokémon o depositarli a distanza per far evolvere sempre di più. Oh, si è fatto tardi, me ne torno a Fiordoropoli. Ogni tanto devo pure andare a trovare la mia famiglia. Beh, ci vediamo, ciao. Praticamente Bill sarebbe il gestore del box e adesso però non dobbiamo interessarcene di Bill, ma ricaricare la nostra squadra e continuare la nostra parte di guida. Ok, la prima cosa ovviamente che facciamo dopo aver ricaricato la nostra squadra sarà andare a esplorare un pochettino la città. Più che altro andare a vedere cosa c'è veramente in questa città. La prima zona sarebbe la zona di danza, non so come chiamarla, e dato che adesso abbiamo un nuovo Pokémon che è Sudowoodo, mettiamolo primo. Ok, eccolo qui. Teatro di danza di Amarantopoli, anche noto come, non ho letto, Politeama. Va bene. Ehi, ehi, una volta entrati, c'è una kimono girl. Basta con questa danza barbosa, fammi vedere una bella strampadanza. Non mi pare proprio il caso di usare un atteggiamento tanto brutale. Allora, hai sentito no cosa ti ha chiesto il cliente? Vuoi che ti mostri io come si fa? Sta a vedere come è fatta una danza elegante. Wahahah. Risata da mongopletico. Allora, questa qui è una recluta del Team Rocket che rompe le scatole. Quindi
ci penseremo noi a trattare un po' meglio la gente. Eccola qui. Recluta di Team Rocket, utilizza soltanto un Pokémon che è un Confing a livello 12. Fin troppo semplice da sconfiggere con Sudowoodo, quindi utilizzo subito la mossa Sassata. La mossa gli toglie un bel po' di vita. Koffing utilizza però un muro di fumo che mi fa calare la precisione, ma non importa. Io riutilizzo ancora una volta Sassata, lo colpisco in pieno e il Pokémon verrà fatto KO in soli due colpi. Praticamente abbiamo già sconfitto questa recluta del Team Rocket. Infatti ho avuto la meglio. Questa è una vera e propria sconfitta. Bene, una volta averla sconfitta, la recluta se ne andrà, tutta un po' scontenta di quello che è successo, taglierà la corda. E parliamo con la Kimono Girl. Tu sei Pokémon vero stupefacente, un fulmine a ciel sereno. Adesso ricomincia con il rap, dai. Comunque, una volta finito questo, c'è quest'uomo. Wow, straordinario! Sei giovane, ma il coraggio non ti manca. Raramente si vede una cosa simile. Prendi questo, senza complimenti. E quest'uomo ci regala la MN3, che sarebbe Surf. Di solito, nel gioco di Pokémon Oro, Argento e Crystal, dovevamo prima sconfiggere tutte le Kimono Girl che si incontravano qui dentro. Invece, lui ci regala direttamente la mossa Surf senza alcun problema. Ok, un'altra zona importante da visitare è la Torre Bruciata. Eccola qui. Fu distrutta da un incendio misterioso. Emette un odore a dir poco pericoloso, molto meglio stare alla larga. Non importa, noi entriamo. E per la prima volta nella Torre Bruciata incontreremo. Guardate! Gli sprite, più che altro, sono loro. Di Entei Raikou e Suicune, possiamo vedere che ci sono due uomini. Allora, uno si chiama Eugenius, sono sulle tracce di un Pokémon chiamato Suicune, e tu sei Poketown, piacere di conoscerti. Dicono che Suicune si aggiri da queste parti, e qui sono venuto a controllare. Prova un po' a sbirciare in quel buco nel pavimento, proprio così. Si vede Suicune. Potrei anche andare giù e guardarli, ma quelli scapperebbero in un secondo, ci ho provato tante di quelle volte. Ok, quindi praticamente dovremmo andare noi là. Se soltanto si levasse dalle scatole, e intanto qui possiamo incontrare il nostro rivale, anche lui. Ah, sei tu, tanto lo so che sei qui per catturare i Pokémon leggendari che si aggirano da queste parti e far credere a tutti di essere forte. Ma per te non c'è storia, i Pokémon leggendari si dicono a me, che ho giurato di diventare l'allenatore più forte. A te invece sta bene un posto a tirapiedi nel Team Rocket. Bene, è quello che dice? Allora facciamo subito partire la sfida contro di lui. Ecco la sfida contro rivale rivale, proprio una fantasia nel nome a sceglierlo, vabbè comunque. Il primo Pokémon che manda in campo è Gastly a livello 20, che utilizza subito la mossa Maledizione togliendosi già metà vita. Quindi io con Sudowoodo utilizzo Sassata e con un colpo sconfiggo il povero Gastly. Allora, il Pokémon che verrà mandato in campo adesso dal mio rivale è Croconaw, quindi io mando in campo Fluffy a livello 26. Bene, adesso utilizzo la mossa Tono Shock, che è super efficace. E la mossa gli toglie ben più di metà vita, e quindi al prossimo turno io la riutilizzo e Croconaw verrà sconfitto molto facilmente. Perfetto, è stato anche molto facile. Bene, adesso il Pokémon che verrà mandato in campo è Zubat. Zubat lascia ancora in campo Fluffy, così almeno posso utilizzare di nuovo Tono Shock. La mossa è sempre super efficace, e questa volta Zubat è sconfitto in un colpo solo. L'ultimo Pokémon del nostro rivale è Magnemite, che è di tipo acciaio, quindi io mando in campo Quilava. Che conosce la mossa di tipo fuoco, ovviamente. Adesso che viene mandato in campo Magnemite a livello 18, io utilizzo la mossa Ruota Fuoco, che è super efficace, e la mia sfida contro il mio rivale finisce qui. Perfetto, abbiamo sconfitto anche lui un'altra volta. Bene, una volta averlo sconfitto, anche lui se ne andrà, perché ci rimane talmente male che poverino non ci può far niente. Comunque, quel che faremo adesso sarà quello di scendere e di andare da Entei, Raikou e Suicune. Eccoci qua, la torre bruciata. Siamo arrivati. Eccoli qua. Tutti e tre i Pokémon che si lamentano. Il primo a scappare è Raikou, poi c'è Entei e alla fine c'è Suicune che continua a girare in tondo, ci guarda e scapperà via anche lui. Eccolo qui, Eugenius. Hai visto anche tu, no? Ho visto Suicune correre come un fulmine proprio davanti a me. L'ho cercato per 10 anni ma non l'avevo mai visto tanto da vicino. Finalmente ho potuto vederlo, non ho parole. Straordinario, evidentemente Suicune ha reagito perché tu eri nei paraggi. Pare che i Pokémon leggendari di Amarantopoli si avvicinano soltanto a persone di cui sentono la forza. Continuerò a seguire Suicune, con ancora più ottimismo, proprio come te. Allora, Poketown ti saluto, spero che ci rivedremo presto.
Ok, se n'è andato. E qua invece non c'è rimasto nessuno. Quindi ragazzi, un'altra parte della mia guida in italiano di Pokémon Horror Gold, sponsorita da Poketown, è finita. Spero che vi sia piaciuta. Votate, commentate, iscrivetevi e attendete nuove parti. Ciao ciao, un saluto da Porygon ZZ Waltrogue.